questo ha generato tutta una serie di vicende che poi abbiamo visto. Presidente Ranzotti, che idea si è fatto? Guarda, io mi riallaccio a quello che dice Pasquale. Queste persone possono essere chiamate solamente delinquenti, perché sono dei delinquenti. Io ho tutta una mia idea su Roma. Io credo che Roma non sia una città che possa più sopportare manifestazioni di qualsiasi tipo. Roma è un museo a cielo aperto, quindi io sfido chiunque a fare manifestazioni dentro un museo. Quindi secondo me a Roma non deve essere fatta nessuna manifestazione, anche quelle più democratiche, quelle che poi si dice che sono democratiche. Pasquale ha ragione quando dice che comunque c'è anche una connotazione politica, perché tutti i giorni che hanno preceduto questa manifestazione la sinistra ha corteggiato questo indignato, cioè, li ha corteggiati, li ha anche, diciamo così, non voglio dire fomentati, ma diciamo così, è stata la sinistra al loro fianco. Ed è, diciamo così, una cosa molto sbagliata, perché poi tutte queste persone che hanno manifestato, soprattutto il Black Bloc, insomma, non mi sembra che siano miserabili, io sono sicuro che c'è anche qualche fio di papà. Forse non si alza la mattina, fa tardi la sera, magari c'è anche qualche ubriacone, qualcuno che ha precedenti penali. Non è che è stata una manifestazione fatta da persone veramente bisognose, perché poi quello che si è visto per strada, che comunque erano delle operazioni paramilitari, quindi erano delle persone molto, molto, molto addestrate. Quindi la connotazione politica c'è ed è stata precisa, e quando queste manifestazioni di carattere di indignato, oggi piace chiamarsi così, comunque sia, io con le manifestazioni di destra non ho mai visto quello che succede con la sinistra. Sarà un caso, però il G8 del 2001 di Genova ce lo confermo. Quindi non è un giudizio, ma sono dei fatti oggettivi. Il mondo è in evoluzione, la globalizzazione purtroppo esiste, non è protestando che si risolvono i problemi. Se Berlusconi o il sindaco di Roma, la Polverina, fossero il male della regione e del governo, quindi sarebbe facile, li mandiamo a casa, i problemi non ci sono più. Invece i problemi ci sono, ce ne sono tanti. Roma ha ereditato un fardello di debiti non indifferenti, si parla di 20.000 miliardi, così la cosa ha più enfasi, 10 miliardi di euro, 20.000 miliardi che 20 anni fa era una finanziaria del paese, dell'Italia paese. Noi nei municipi stessi abbiamo ereditato delle situazioni disastrose. Oggi col patto di stabilità non si possono fare più i debiti, così siamo chiari, perché le opere si facevano con i debiti, e oggi noi ne soffriamo tutti quanti. Quindi queste sono manifestazioni ad hoc per strumentalizzare chi governa, ma per non portare a soluzioni, tant'è che le soluzioni non ci sono state. C'erano 5-10 milioni di euro di danni su Roma che paghiamo noi, e poi la cosa più brutta, che queste persone, quello che hanno fatto nei confronti della Chiesa, distruggendo una Madonnina, il crocifisso, cioè siamo arrivati proprio alla blasfemia. È vero che siamo nel decadentismo, però credo non ha nessuna più giustificazione. Credo che vada fatto, aggiungo soltanto un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, perché c'è stata una. Io sono d'accordo con quello che dice il ministro dell'Interno, c'è stata anche una capacità di non andare allo scontro diretto per evitare che succedesse quello che è successo in altre situazioni, dove ci poteva scappare il ferito grave, il morto. C'è stata una gestione, credo, oculata di questi atteggiamenti, che sono stati gestiti naturalmente al meglio, naturalmente quando ci si trova di fronte a 2.000 persone che hanno schedulato e hanno organizzato dove andare a fare e dove intervenire in maniera violenta, è difficile, molto difficile gestire. Le forze dell'ordine sono state, come al solito e come sempre, al massimo delle loro capacità, e ne hanno purtroppo avuto anche fatto delle spese, però credo che va anche riconosciuto, perché poi questi aspetti spesso non vengono evidenziati. Ho visto tantissimi ragazzi, tantissime persone, padri di famiglia con una divisa, con un casco, mettersi lì e comunque a cercare di gestire quella situazione di fronte a questi pazzi scatenati, che comunque avevano soltanto un interesse, è quello di creare violenza, creare disservizi, distruggere. Allora, una cosa, una premessa generale che poi ricade poi su di voi come amministratori territoriali. La premessa generale è questa: la politica in sé, noi sappiamo che è quello strumento con il quale dei soggetti partiti, ma poi adesso degli esponenti,
tengo i partiti un po' da parte, perché devo dirvi che nella Seconda Repubblica, chiamiamola in questa fase politica che è nata nel 94 con la fine dei partiti storici e forse sta arrivando a conclusione con la fine di questa legislatura, se ci sarà una ricomposizione diversa del sistema o una fuoriuscita di Berlusconi, è forse stata la politica degli esponenti. Allora dico, qual è l'aspettativa che si è creata su ogni cittadino italiano? E poi questo potrebbe essere anche rivalutato a livello, diciamo così, internazionale. Che c'è qualcuno al quale viene messa in mano una fiducia nel amministrare quello che è alla fine l'interesse pubblico. Questo secondo me è un messaggio che strumentalmente tante forze sociali e tante forze politiche non esprimono con chiarezza, ma creano delle aspettative sul cittadino, sia che sia giovane, sia che sia una famiglia, sia che sia una coppia di anziani, sia che sia un imprenditore, un artigiano, una aspettativa falsata. Perché in realtà ogni cittadino è libero di portare avanti le proprie iniziative nel rispetto della legge, e in realtà la pubblica amministrazione, l'interesse pubblico, che cosa serve? Serve per realizzare tutti quei progetti o tutte quelle opere, lavori e altro che un singolo non farebbe mai, e quindi è l'interesse pubblico che spinge a realizzarla. Oppure c'è una lettura ancora più importante che può fare un amministratore pubblico o che può fare un esponente, che è una lettura delle opportunità, cioè si valuta che in quel territorio mancano delle opportunità relative a dei servizi di trasporto, relative a dei servizi sociali o relative al lavoro, e in realtà l'amministratore pubblico chiama a sé quelle forze produttive private e non pubbliche per cercare di realizzare dei progetti che possono rilanciare un territorio, utilizzando il territorio al massimo possibile e rispettandolo. Ecco, secondo me, oggi come oggi, noi venendo da un sistema passato dove la politica faceva tutto e si occupava di tutto a 360 gradi, era infiltrata in ogni piccolo livello di questo paese, una politica che da una parte il partito, diciamo così, comunista di scuola gramsciana ha sempre portato avanti con convinzione, perché era il modo di gestire le cose, era il modo di gestire la politica. Allora dico, voi che amministrate i territori, che poi avete, secondo me siete l'istituzione di prossimità, cioè alla fine la prima istituzione che dialoga costantemente con le persone e con i cittadini, quali sono le aspettative delle persone che parlano con voi? Cioè di cosa si parla? Quali sono le problematiche più ricorrenti o quali sono le problematiche più importanti che vi vengono sottoposte in due territori poi alla fine diametralmente diversi, no? Un territorio come quello del presidente Calzetta, che ricopre l'Eur e ricopre, diciamo così, una parte del territorio che si avvicina verso la sponda ovest della città, o del presidente Lorenzotti, che è un territorio, diciamo così, molto vicino alla provincia est di Roma, sotto Tivoli, un territorio molto ampio che poi parte da quartieri popolari come Torre Maura, come Torre Spaccata, e diciamo che si avvicina non neanche troppo distante, diciamo così, da qui. Che cosa vengono a chiedere i cittadini? Ma intanto io penso che con Massimiliano ci accomuna fortemente anche come tipologia di territorio, perché è vero che il municipio c'è l'Euro, che è un quartiere a sé stante, insomma una città nella città, forse il quartiere su cui si stanno sviluppando i progetti più importanti della città di Roma, però il 12° municipio arrivo fino a Pomezia, quindi attraversando anche la parte più periferica, abbiamo il Laurentino 38 che può essere assimilato, diciamo, a Corviale, quindi per alcuni aspetti i territori si assomigliano. Chiaro che cosa chiede il cittadino? Intanto c'è un fatto che va detto: secondo me i municipi ancora vivono una sorta di non chiarezza della propria esistenza, e questo è un tema che proprio in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi sta venendo fuori in maniera forte, in maniera predominante, per capire se questi municipi devono continuare ad esistere, e quindi se devono continuare ad esistere lo devono fare nel pieno delle loro capacità e nel pieno dei loro poteri, oppure
fare scelte diverse. Io personalmente penso, credo, ne sono assolutamente convinto che una città come Roma, una città che conta diciamo 2,5 milioni, 3 milioni di residenti, ma che poi durante il giorno arriva anche a 5-6 milioni di persone che vengono nella città per lavoro, per tanti motivi, ha bisogno di avere dei territori ed avere un'amministrazione locale che verifica e che in qualche modo segue e si confronta ogni giorno con i territori e con i cittadini sulle problematiche di quel territorio, ma anche sulle soluzioni che l'amministrazione comunale vuole portare avanti. Ovvero io credo che io ho alcune strade lontanissime dal centro della città di Roma e quei cittadini oggi hanno solamente come interlocutore i consiglieri municipali, il presidente del municipio e la struttura municipale. Se non ci fosse questo, e cioè se dovessimo ritornare come era tanti anni fa, in cui c'era il delegato del sindaco, che era soltanto una persona che firmava le carte, ma che non aveva un rapporto diretto con il territorio, credo che noi faremmo un passo indietro come democrazia notevole. Credo che oggi i cittadini hanno imparato e sanno che al municipio possono trovare delle risposte. Il problema vero nostro, cioè delle persone che comunque stanno lì ogni giorno e che ogni giorno mettono la loro faccia e nel confronto con i cittadini, è quello che molto spesso noi non abbiamo gli strumenti per poter intervenire in maniera diretta, ovvero sì, alcune cose ci sono, le competenze, alcune competenze sui mercati, i servizi sociali, le scuole, tante situazioni, ma tante volte non abbiamo la possibilità di dare risposte dirette, tante volte la nostra risposta deve essere avallata da un qualsiasi dipartimento. Io credo che questo sistema deve essere cambiato.